Eccomi tornata con un nuovo video. Ringrazio i nuovi iscritti. Vi invito a mettere like se vi piace questo video, a iscrivervi se non siete ancora iscritti ed attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Vi invito a seguirmi su Instagram, mi trovate come Chiara e Makeup Beauty, Chiara Makeup Beauty, per consigli su bellezza, skincare, moda, insomma, un po' di tutto. Allora, oggi farò il video quello che su Instagram avevo messo delle domande, cioè la casellina per fare le domande su un video che avrei dovuto fare. Quindi ho qui le domande, adesso io le andrò a leggere e risponderò alle domande che mi avete fatto voi. Allora, la prima domanda che mi avete fatto è: descriviti con tre aggettivi. Allora, solare, sensibile e dolce. Questi sono i tre aggettivi che secondo me mi caratterizzano di più di tutti. Da quanto tempo convivi? Allora, io e il mio compagno, futuro marito, perché sono molto emozionata perché fra 22 giorni ci sarà il matrimonio, quindi sono molto contenta, felicissima, emozionata soprattutto. Conviviamo ad aprile ha fatto un anno, quindi quasi un anno e 4 mesi, però stiamo insieme da 8 anni e 4 mesi, quindi sapete un po' la mia storia d'amore, non ci siamo conosciuti a 12 anni, poi siamo stati un po' fidanzati, poi ci siamo separati e ritrovati ai 15 e da lì non ci siamo mai più lasciati, quindi. Poi comunque farò anche un video sul matrimonio, ve ne parlerò, vi farò vedere ovviamente le foto e tutto, quindi vedrete. Un'altra domanda: quanti anni avete di differenza? In realtà 42 ore, nel senso che io cioè faccio 24 anni il 23 novembre e lui il 25 novembre, con l'esattezza 42 ore, quindi siamo proprio uguali. Io sono più grande di 42 ore, ma questo è, cioè, una cosa secondo me bellissima perché siamo nati nello stesso mese, abbiamo lo stesso segno zodiacale, solamente 42 ore, quindi è una cosa che ho sempre amato. Un'altra domanda: quanti fratelli e sorelle hai? Io ho un fratello più grande di me di 2 anni e mezzo, e sono un fratello quindi, però sono molto, molto legata. Lo saluto. Allora, come ti vorresti vedere fra 10 anni? Fra 10 anni io avrei 34 anni. Beh, appunto con la mia famiglia. Questa è la cosa più importante. A quanti chilometri di distanza vivi dai tuoi genitori? Quindi dalla mia famiglia in particolare, perché noi siamo qui, viviamo qui in Emilia Romagna, qui c'è solo mio fratello che lavora anche lui qui, quindi la famiglia è tutta giù, quindi i nostri genitori, parenti, e loro sono in Sicilia e noi siamo in Emilia Romagna, quindi un bel po' di distanza, però finalmente adesso saliranno tutti per il matrimonio. Quindi i miei saliranno il 14, poi saliranno i miei suoceri, i cognati e quindi siamo molto contenti per questo. Non vediamo l'ora ormai, manca sempre meno. Allora, quanti amici hai? Allora, io ho pochi amici, ma assolutamente veri e sinceri. Comunque voglio fare un video su questo, vorrei presentarvi proprio. Penso che farò un video con Elisa e Giulia, così le conoscete. Quindi penso proprio che farò un video su questo. Comunque, noi siamo una comitiva molto, molto piccolina, però cioè, ci vogliamo molto bene. Quindi, secondo me, è meglio avere pochi amici, ma veri. Questa qui è la cosa più importante. Scusate se sentite il ventilatore. Allora, che colore hai gli occhi? Allora, io ho gli occhi
Vi faccio vedere, ho gli occhi di un castano non troppo scuro, ovvero al sole tendono, oppure quando faccio qualche trucco un po', diciamo, più che apre più gli occhi, tendono al verde, quindi ho gli occhi, diciamo, castani non scuri, castani più tendenti al verde, mentre i miei capelli sono castani. Quanto sei alta? Io sono alta 1,65 m, 66 circa, quindi direi che sono nella norma, non sono né troppo alta né troppo bassa, sono 1,65 m. Allora, questa ragazza mi ha già chiesto una domanda, mi ha già fatto una domanda a cui già ho risposto, quindi vado avanti. Dopo quanto tempo ti sposi? Mi sto sposando dopo, verrebbe 8 anni e 4 mesi che stiamo insieme, sì, 8 anni e 4 mesi, e dopo un anno e 4 mesi di convivenza. Allora, un'altra domanda è se io e il mio compagno andiamo d'accordo. Assolutamente sì, ovviamente capitano sempre delle discussioni, cioè dei battibecchini piccolini, ma non litighiamo mai, ecco, ogni tanto ci riprendiamo, ma come penso tutte le coppie, cioè secondo me è una cosa normalissima, però non abbiamo mai avuto liti, ecco, siamo sempre stati una coppia molto, molto unita, anche perché comunque stiamo insieme da tantissimi anni, ci siamo incontrati che eravamo proprio dei bambini a 12 anni, quindi siamo sempre stati molto, molto uniti. Su questo non c'è dubbio. Ovviamente capita a tutti di avere dei piccoli battibecchi, ma questo penso che capitano a tutte le coppie. Com'è il tuo abito da sposa? Su questo penso che farò la sorpresa. Sarà una sorpresa, lo scoprirete il giorno del matrimonio, insomma, il giorno a venire. Comunque l'ho già scelto. Tutto a posto, ho scelto il mio abito da sposa, bellissimo. Allora, vi dico la verità, diverso da quello che avrei scelto, perché poi va sempre a finire così. Ne ho provati alcuni di quelli che diciamo che a me mi sono sempre piaciuti, ma poi ho scelto uno che diciamo è differente, ecco, quindi ho scelto un abito molto differente da quello che avrei voluto, ma questo proprio mi ha fatto innamorare, mi ha veramente colpito. Poi ce ne sarà un altro perché vi spiego, noi ci stiamo sposando al comune qui. Quindi stiamo facendo il matrimonio tutto completo, con tutto, ristorante, tutto, insomma. Però poi andremo anche in Sicilia perché vogliamo sposarci anche nella nostra chiesetta preferita lì giù. Quindi lì poi ci sarà un altro abito più in là, quindi poi ve ne parlerò. Comunque l'abito lo vedrete dopo. Però l'ho già scelto. Adesso stanno facendo, diciamo, le modifiche, poi tra i primi di agosto dovrebbe essere già pronto, quindi è tutto pronto per il grande giorno. È tutto pronto. Andiamo avanti. Sei molto legata con i tuoi genitori? Assolutamente sì. Mi dispiace per la distanza perché comunque sono molto unita con i miei genitori. Abbiamo sempre avuto un rapporto molto, molto speciale, ma mi mancano tutti, tra i suoceri, i nonni, tutti i parenti, perché comunque la distanza è questa. Però i miei genitori e i parenti saliranno a breve, quindi siamo molto felici perché comunque riusciamo a vederci magari un tot al mese, quindi cioè, non sempre ovviamente, magari loro salgono a Natale o scendiamo noi, poi ci rivediamo ad aprile, quando diciamo, poi c'è stato il problema del coronavirus, quindi non siamo potuti scendere, però dopo loro sono saliti quando è finito un po' tutto, e adesso devono risalire loro per il grande giorno, quindi manca davvero pochissimo. Allora, hai animali in casa? Allora, in casa ho i pesci, due pesciolini. Ho anche una cagnolina che è giù con i miei, che adesso non vedo l'ora di riabbracciare, però anche noi qui vorremmo prendere verso settembre-ottobre un cagnolino o una cagnolina, quindi
Prenderemo sicuramente un cagnolino, una cagnolina perché ci piacciono tantissimo, soprattutto vorremmo prendere un bulldog francese. Mentre giù ho la mia cagnolina che si chiama Mia, è un Jack Russell incrocio barboncino, magari avete visto sicuramente su Instagram, ed è bellissima. Passiamo avanti. Preferisci più il make-up o la skincare? Allora, devo dire, mi piacciono tutte e due. Mi piace soprattutto cioè essere truccata e poi fare la skincare, però mi piace tantissimo prendermi cura della mia pelle, quindi ovviamente voi sapete, vi faccio vedere tutti i prodotti che uso, però mi piace tantissimo anche il make-up. Ho scelto quello del grande giorno, grazie alle mie meravigliose estetiste, abbiamo scelto il look adatto a quel giorno e sono tanto felice, poi lo vedrete comunque, perché su Instagram ho postato una foto dell'altro look perché noi abbiamo fatto un occhio e un occhio, quindi poi voi vedrete su Instagram quello che non ho scelto, poi invece vedrete quello che ho scelto per il matrimonio. Siete in affitto? Avete la casa vostra? Allora, no, adesso siamo in affitto, però stiamo cercando casa nostra, quindi stiamo già cercando. Appunto, adesso dopo il matrimonio stiamo cercando casa, ecco, quindi per adesso siamo in affitto. Allora, no, le domande sono finite. Queste sono le domande, diciamo, quelle più. Poi alcune erano simili, uguali, quindi le ho scartate, queste diciamo erano quelle principali. Vi volevo ringraziare se siete arrivate fin qui con il video. Se siete arrivate fin qui, scrivete nei commenti un cuoricino rosa. Vi ringrazio veramente se avete visto tutto il video, perché comunque conoscete diciamo anche un po' di me. Se avete qualsiasi domanda fatemela qui sotto che io faccio un altro video a cui rispondo alle domande. Se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram come Chiara Makeup Beauty per consigli. Ci vediamo con il prossimo video.